Buonasera a tutti e ringraziabili di seguire noi per l'informazione dell'Anta France 3 Corse via Stella e con i diduli di vostro nudiziale. I due candidati comunisti per i due circondi a Pumonte presentati stasera, UBCF tenia una conferenza di stampa in fin di dopo mezz'ora per presentarli che a Corsica un'etocca dalla Consente Nazionale di Amanca, quale si so e che tematiche di campagna risposta da qui a poco. Conferenza su già l'estudio dopo mezz'ora in discani vastiacci di aggolettività di Corsica all'iniziativa dell'Assemblea di Corsica. Si tratta d'altro di aggrescita di prezzi di carburanti o anche quella di prezzi di brutti chiamati di prima necessità che è stato deciso a vedremo in questo notiziale. Ma principiamo questo giornale con la giustizia e con la fine di processo che si avvicina per 8 accusati davanti all'assise di Corsica Sottana tra 3 e 24 anni di prigione erano stati mandati contro lui la settimana passata. Questi sono sempre accusati di racket, pro ad omicidio e forzatura davanti due commercianti Bonifazi che nel 2018 odia di aso difesa capì due parole e si aspettava la decisione di Corte Gavaria Casca domani. Parliamo ora delle elezioni legislative di i circondi a Pumonte. Stasera sono stati presentati i due candidati di Partito Comunista per i due circondi. Sappiamo a manca di staccata in Corsica che la consente a livello nazionale. Avevamo già NUP, un tocca mica all'isola. Allora, che strategia per UPCF e quale sono i candidati? Marie-France Giuliani e Jean-Philippe Mattei hanno seguito la sua presentazione stasera, fidate. Bolle Noé, c'est l'alternative à la droite et à les nationalistes, visto que en Corsica siamo i campioni di Francia per la miseria, Garita di Aida. È un piccato, secondo Anissa Floramzan, con è stato fatto l'unione con l'altra forza di Montca, con LFI, il PSF ha detto che l'autonomia non è la priorità. Pour l'instant, le projet est vide. Nous n'en avons ni les contours, ni le contenu. Et il nous semble dangereux en l'état de donner un chèque en blanc à quelque chose qui pourrait être vraiment néfaste pour le pouvoir d'achat, pour la question sociale et pour plein d'autres choses aux citoyens. In la seconda circonscrizione, Pierre-Ange Muselli Colonna, che ha 27 anni, vuole cambiare tutto e lotta contro il liberalismo, a crescita di USMIG e a priorità secondo lui. Si. Une majorité d'électeurs font confiance aux candidats de la nouvelle Union populaire écologique et sociale sur le continent, mais aussi aux candidats communistes en Corse, et qu'une majorité de gauche se dégage de ces élections. Si nous arrivons à imposer notre cohabitation au président Macron, nous mettrons en place, dès le 1er juillet, une augmentation du SMIC à 1 500 € net, un encadrement des loyers. Nous mettrons en place aussi l'encadrement des prix sur les produits de première nécessité. Nous mettrons en place, dès la rentrée de septembre, à une allocation autonomie jeunesse pour permettre à nos jeunes de faire des études convenables sans qu'ils aient besoin de se salarier. Au final, je suis le candidat du quotidien, le candidat, je vais pas dire de la galère, mais qui connaît la réalité quotidienne, qui pleure quand il fait un plein d'essence ou quand il va faire ses courses au supermarché. On principe nous kawa à campagne, à l'hiver, nous 13 semaines pour convaincre les électeurs et au scopo impedir à Emmanuel Macron de continuer à sa politique. Sempre in politica, chinesimo di e scorsate tra i letti corsi e governo, promesse da Parigi per un stato d'uno per la Corsica dopo l'assassinio di Ivan Colonna, con le violenze di poche settimane, ha messo in ballo d'un duello governo e le elezioni legislative, l'appuntamento sono stati rimandati parecchie volte. Allora, chinesimo veramente, è un mandato a Gilles Simeoni, ascoltate. Ciò la sapesse, l'analisi è sempre dello stesso stato di spirito, baladi a volontà politica. D'après un projet de négociation, mais le reste d'après vista. Et il y a eu contact d'abord avec le Premier ministre ou avec le ministre de l'Interne? Per un momento no, aspetto, penso che ce l'andiamo fuori. Ed è fatto un comunicato la settimana scorsa dicendo che ci li aveva una prima riunione, non sa le elezioni legislative, ci crede sempre dopo il suo silenzio o no? Beh, spero di sì, perché penso che non ci li mica lascia passare troppo tempo, e niente aspetta, non c'era stato veramente una mossa e una speranza da manda in Corsica, di modo generale, oggi non ci li mica lascia passare un mese di giugno e poi dopo può essere ancora l'estate, senza avanzare, senza lavorare, dunque penso che il governo avrebbe da un segno forte d'organizzare questa prima riunione il più presto possibile. Una constatazione che ci può far nascere o pensiero a tutti ora, anche se forse l'è rimarcata, i prezzi a consumazione sono cresciuti assai, d'aprile hanno cresciuto più precisamente di 0,4%, 4,8% in un anno, e ciò che lo mostra l'ultimo studio di l'INSEE, Berimugue, Paul Salor e Marie-Françoise Stefani.
D'aprili, prezzi so cresciuti di 0,4% in un anno, so cresciuti di 4,8% in pareti settori. Il costo dell'energia, gas, elettricità e essenza cala d'aprili, dopo una crescita di 9%, sa calata è il risultato di rimessa dei carburanti messa in opera il 1 aprile dal governo. Dopo una crescita di 17% di marzo, i prodotti petrolieri rinculano di 6,8%. A crescita di prodotti fatti in usina, vestito equipamenti elettronici cala appena in chieda, di più 0,5% d'aprile contro 1,4% di inflazione di marzo. Come ha rimarcato i parenti consumatori, i prezzi dell'alimentazione non calano mica. Frutti, legumi, panni, il costo di questi prodotti continua a crescere, colpa per un detto alla crescita dei prezzi di grano e di acari. Chi dunque in questo contesto qui che la Sidenia ha studiato mezz'ora una nuova conferenza sociale in Bastia all'iniziativa dell'Assemblea di Corsica, prezzi di carburanti o di brutti prima necessità poter comprare e con i borghi di punti che sono stati contrastati, un riporto di Pieri Canannini ed Ermine Costa che sono andati a questa conferenza sociale. Cabi imprese, sindicalisti o ancora eletti i diduli e funzioni di persone presenti per contrastare la questione sociale o di erano anni differenti. Pur, al di là di un Stato, c'era un'unanimità o quasi, e è sicura che ce la portasse a questione sociale nel discorso da bene con Parigi. Che vuol dire di impiegato, padrone o piccole intraprese come noi, è un interesse di sentirci e di quella unita in Parigi di una sola voce e di dire so che noi pensiamo meglio per la Corsica. Dopo aver ragionato nella metodologia, si è trattato dell'iniziativa per far crescere o poter comprare roba e carburanti in testa, ma poche soluzioni a corto andare. Tre livelli d'azione e discorsate con Parigi, un progetto di legge all'Assemblea nazionale e di nuovo cambiare il regolamento d'aiuti della collettività di Corsica per accompagnare le imprese che danno più ben le baghe. L'idea che l'on ha è di soutenir le entreprise, non pas qui creano des emplois de façon indéterminé, mais soutenir des emplois qui s'engagent dans une démarche de responsabilité écologique et sociale et une démarche d'exemplarité. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire soutenir les entreprises qui offrent des meilleurs salaires. In risposta, in bocca ai sindicalisti, ogni intervenzione mintuata dall'urgenza sociale con una sola parola fa crescere baghe. Si on n'augmente pas les salaires en Corse aujourd'hui, on ne s'en sortira pas. Certes, il faut bloquer les prix, certes, il faut faire baisser les prix, mais c'est les salaires qui sont trop bas, qui sont trop faibles. Ma on deve essere a sola rivendicazione. Il y a les loyers, le logement, donc, les logements décents et à des tarifs respectables. Il y a l'ensemble de tout ce qui est le social, hein, la formation, l'emploi, c'est un tout. Ultimo appuntamento per mettere in comune un lavoro e proposte da qui a un mese, da quella in Parigi per parlare di una sola e unica oggi di questa questione sociale e economica. Una viore un'informazione di sport a affiliate con la prima edizione di UGT20, una prova ciclosportiva in quattro date di 26 fino al 29 maggio di Bene, tra Bastia e Bonivasio, a poco presso 250 sportivi ci partecipano. Stamane Solange Graziani e Daniel Bansarne hanno scontrato un iboghi che la sia un gruppo di studenti o anche un studio d'ore nel tema 101. Oui, c'est un parcours donc aménagé assez récemment par la CTC, hein, 600 km. Alors chacun le fait comme il le veut. Nous, ça sera en quatre étapes. Bah, c'est juste un parcours magnifique. C'est l'occasion de s'éclater dans notre sport tout en découvrant la Corse et ses multiples facettes. Donc ça va être extraordinaire. Ecco dunque per questo nudiziale, domani a mezz'ora ritroverete a Pieri Canannini per il nostro Corsica Prima. Noi ci troviamo a 7 ore per un Corsica Sera speciale legislativa in diretta da un Montinom in Bastia. Allora buonasera a tutti e a domani sera.